In questo video parliamo di numeri, anzi, il numero. Il numero più fondamentale, quello più importante, quello che assolutamente bisogna sempre tenere sotto controllo, che ovviamente riguarda la profondità, ma che non serve solo per conoscere la profondità a cui stiamo andando o stiamo pescando, ma ci serve per poter valutare nel modo corretto i mark che abbiamo sull'ecoscandaglio. Quindi iniziamo e vediamo insieme quali sono le cose che vanno a influire sul nostro ecoscandaglio quando varia la profondità. Adesso vi mostro alcuni piccoli esempi pratici. Sono degli screenshot che ho fatto sul mio strumento, il Furuno TZT3, dove andiamo a vedere dei target. Tenete sempre sotto controllo la banda laterale che si trova qui, in questo momento, a destra del vostro schermo. Perché a seconda delle misure e dei metri che rappresentano quella banda, i target cambiano assolutamente di dimensione. Un pesce che viene visto dall'ecoscandaglio a 10 metri di profondità viene marcato in un modo diverso se ci troviamo a 20, 30, 40 o 50 metri. Sembra una cosa logica, però spesso ci si dimentica di questo particolare. E invece è una di quelle cose che bisogna tenere sempre ben a mente. Ora vi faccio vedere dei target. E sono dei pesci medi. Adesso parleremo anche di questo. Allora, in questo screenshot vedete del pesce foraggio. Ci sono una serie di dentici, uno sopra, dopo ne abbiamo uno sotto, che in realtà non è sotto il pesce foraggio, è spostato, è un po' fuori cono, e dopo ne abbiamo questo che è stato abbastanza ben centrato. Ecco un altro screenshot, qui si vede ancora meglio il pesce foraggio, quattro dentici accanto o in caccia sul pesce foraggio, più uno che è venuto un po' dietro all'imbarcazione. Ricordatevi che questa è sempre una memoria di quello che è passato prima sotto la nostra barca, quindi nulla vieta a pensare che questo pesce che vi sto mostrando in questo momento è uno di quei quattro a cui sono passato sopra e che si è spostato ed è venuto dietro, un po' dietro rispetto alla barca dove stavo andando. Per capire quanto distante si trovano questi pesci e questo mark separato rispetto alla barca, io sono comunque obbligato a mettere un mark sopra i pesci e andarlo a vedere sulla cartografia. Ad occhio è molto difficile, perché dipende dalla corrente, dalla velocità della barca, dipende da troppe variabili, quindi si può presumere che dopo 30 secondi, un minuto, abbiamo fatto circa 50-100 metri, ma sicuramente non è una stima precisa. Per sapere esattamente dove si trova il mark, dove erano i pesci quando ci siamo passati sopra, dobbiamo mettere un punto sui pesci e andare a vedere la cartografia. Vediamo un altro screenshot, ecco qua. Anche qui abbiamo quattro pesci. Allora, valutiamo sempre la scala di pesca. Qua siamo sui 34-36 metri, stiamo usando lo shift, che per certi aspetti è simile allo zoom. Diciamo che rispetto allo zoom ti permette di avere una definizione maggiore, lo zoom non ha una definizione così alta, a meno che non si usi proprio nei primi 20-30 metri, ma se andiamo più in profondità la risoluzione è molto maggiore sul nostro shift, ma abbiamo fatto un video su questo, e se non l'avete visto andate sul canale e lo troverete. Detto questo, come vedete, adesso mi sposto così vedete anche la profondità che era segnata, ecco qua, 36,2 metri. E con lo zoom questi mark diventano importanti, nel senso che effettivamente si vedono molto bene, sono molto ben disegnati, e questo è dovuto al fatto che sto usando appunto lo shift. Sarebbe uguale se usassi anche lo zoom con meno dettaglio, ma sarebbe la stessa cosa fondamentalmente. Ecco un altro screenshot, anche qui si leggono benissimo i dettagli, i mark sono grandi. Questi sono pesci che vanno dai 4 ai 6 kg,
Questo ve lo dico un po' per l'esperienza mia personale, cioè ho pescato tante volte e ormai ho preso parecchi pesci e quindi mi è abbastanza facile valutare un po' ad occhio le dimensioni dei target. Questo potrebbe essere un pesce un po' più importante, qua siamo sui 41 metri, sempre con lo shift, andiamo a leggere dai 33 ai 42 metri, quindi non è uno shift troppo esagerato. Ogni tacca qua a sinistra rappresenta un metro, il mark è molto, come potete vedere, lento perché è rimasto sullo schermo per tantissimo tempo. La scala di scorrimento è sempre 1 a 1, è quello che tengo sempre io, quella velocità standard 1 a 1. Si vede anche un altro pesce che probabilmente è un po' fuori del cono, non è un pesce piccolo. Se vedete è rimasto parecchio tempo nel cono, anche se non abbiamo nessuna parte rossa. È comunque un pesce di taglia che non era esattamente sotto la barca. Questo invece è rimasto per un certo tempo proprio sotto la barca e dopo pian pianino si è spostato. Questo qui probabilmente è una ricciola, non è un dentice. Il dentice fa dei mark leggermente diversi. Vediamo allora insieme un po' anche la presentazione che ho preparato. È una presentazione per farvi capire un po' come l'ecoscandaglio vede in modo diverso i nostri target. Abbiamo visto prima quegli screenshot, adesso cerchiamo di capire perché i mark su quei screenshot sono così ben definiti, belli grandi rispetto magari alla media. E perché tante volte io quando sono a 20 o a 10 metri vedo un bellissimo mark molto grande, però in realtà il pesce non è così grande, è piccolo. Ci sono tanti esempi su Facebook, sui gruppi, i vari gruppi. Si vedono spesso degli screenshot con dei mark belli grandi, definiti, ma a profondità basse. Valutiamo un attimo insieme la profondità quando andiamo a vedere il mark. Qui non ho messo i metri di profondità appositamente, perché questa colonna d'acqua che vedete qui in realtà può essere, diciamo, definita qualsiasi misura, vale da 1 a 20, da 1 a 40, da 1 a 100 e le proporzioni sono sempre quelle, no? Quindi facciamo finta di essere, per esempio, su una batimetrica di 50 metri e qui sotto abbiamo un pesce che, se pensiamo che abbiamo una colonna d'acqua di 50 metri, questo pesce può essere, non lo so, 10 kg, 20 kg. Bene, se andiamo a vedere lo stesso pesce a metà della profondità, sul nostro ecoscandaglio verrà disegnato il doppio grande, anche se il pesce è sempre quello. Semplicemente la profondità è dimezzata, quindi il target per il nostro ecoscandaglio, per i coni del nostro trasduttore, questi che vedete qui sono i coni della bassa, che è questo più largo, e questo è il cono dell'alta. Come vedete il pesce occupa molto più spazio all'interno del cono. Vi faccio vedere l'immagine precedente. Qui, se dobbiamo fare un ragionamento, questo pesce potrebbe stare due volte come lunghezza nel cono dell'alta frequenza, che è il cono più stretto. Se andiamo invece nella schermata successiva, come vedete, occupa quasi tutto il cono. Questo vuol dire che il riflesso di questo pesce è molto maggiore rispetto a prima. Se andiamo ancora più avanti e l'acqua è ancora più bassa, se prima eravamo a 50, dopo 25, qua siamo a 15, come vedete il pesce diventa gigantesco per il nostro trasduttore. Gli angoli sono rimasti uguali. Questo vuol dire che un mark visto a 15 metri rappresenta il stesso pesce un terzo di dimensioni rispetto a 25, o addirittura un terzo se andiamo a vedere i 50 metri. Più la profondità diminuisce, più lo stesso target viene rappresentato in grande. Se io ho un target a metà della profondità, questo può succedere per esempio per i tonni piuttosto che le ricciole che non stanno spesso sul fondo, se io anche leggo 50 metri di profondità massima,
ma il target è spostato rispetto al fondo, è chiaro che questo target risulterà più grande rispetto al stesso pesce che invece si trova in profondità. Se il target si trova ancora più vicino rispetto al nostro trasduttore, questo effetto sarà ancora maggiore. Esiste una funzione sull'ecoscandaglio, TVG si chiama, che serve per far cambiare il gain, cioè l'impostazione della sensibilità dello strumento in funzione della profondità. E va a agire anche sul disegno dei target. Però su questo tipo di settaggio farò un video apposito. Io il TVG mediamente lo utilizzo soltanto per profondità maggiori agli 80-100 metri. Per profondità inferiori non è un parametro che secondo me è importante andare a spostare. Anche perché già la macchina di suo cerca di limitare gli eco, diciamo, di tutto quello che sta più vicino all'ecoscandaglio rispetto a quello che sta lontano. Non è una cosa che dobbiamo fare noi per forza, è proprio la macchina che va a lavorare anche in questo senso. Ricapitolando, se noi abbiamo un pesce che si trova a diverse profondità, dobbiamo sempre ricordarci che questo target che viene disegnato sul nostro ecoscandaglio ha delle dimensioni diverse a seconda di dove si trova il target. Vi faccio notare ancora un particolare che è importante. La larghezza del cono incide anche per quanto riguarda il disegno del target. Se io sto pescando a una profondità di 40 metri, il mio cono sulla bassa frequenza, che è quello più largo, sarà molto grande, sarà aperto. La distanza che va da qui a qui sono decine di metri, 10, 15, 20 metri. Questo vuol dire che a parità di velocità della barca il pesce starà anche più tempo all'interno del cono. Quindi il mark risulterà allungato. Però c'è ancora un effetto da tenere presente. Quando usiamo lo strumento con una scala, con un range ampio, la nostra schermata rallenterà come movimento, cioè lo scorrimento automaticamente rallenta. Questo è dovuto, ormai dovreste già saperlo dagli altri video, proprio al tempo che ci mette il suono a partire dal trasduttore e a ritornare al trasduttore. Più profondità abbiamo, o meglio, più la scala è grande, 50, 100, 150 metri, più lo scorrimento diventa lento. Però contemporaneamente più tempo rimane il target all'interno del cono. Questi due fattori praticamente fanno sì che il risultato un po' annulli l'effetto di uno rispetto all'altro. C'è un però che bisogna di nuovo tenere presente. Se noi siamo con una scala a 100 metri, per ipotesi, e abbiamo un target a 90 metri, questo ragionamento funziona, cioè il target sta tanto tempo all'interno del cono, lo schermo va più lento e quindi ho un certo disegno, un certo arco che si forma sul nostro schermo. Ma sempre con una scala di 100 metri, noi abbiamo il target a 50 metri di profondità, il nostro strumento comunque va lento, ma il cono dove passa il nostro target è molto più piccolo. Questo vuol dire che rimarrà per meno tempo sul nostro schermo. Quindi l'effetto sarà di avere una V molto più accentuata rispetto all'arco che si potrebbe formare in basso sul nostro fondo scala. Questo è uno dei motivi per cui quando peschiamo i tonni abbiamo sempre delle virgole molto appuntite. Sono determinate dalla velocità del pesce e dalla velocità di scorrimento dello strumento. E in più anche, ovviamente, la profondità a cui si trova questo target. Un altro suggerimento che mi sento di darvi è di tenere sempre il fondo scala, l'altezza totale dello schermo che uno va a vedere sul proprio ecoscandaglio, sempre con il fondo, diciamo, vicino al limite del fondo scala, diciamo tra il 70 e l'80%.
In questo modo voi avrete il massimo della velocità di scorrimento in funzione della profondità a cui state pescando. Poi un altro consiglio che vi do è di tenere sempre lo shift, e se non ce l'avete, utilizzate almeno lo zoom per gli ultimi 10 metri, 8 metri, 15 metri, a seconda della profondità a cui siete. Questo vi permetterà di definire molto meglio i dettagli, riuscire a leggere molto meglio i target e avere anche la soddisfazione di vedere effettivamente dei bei mark, dei bei segni che potrete mostrare anche ai vostri amici quando andate a pescare dei pesci.